Bentornati! Salve a tutti! Seconda puntata del Faccenda Road to Glory! Mi hai assordito un orecchio, abbassa la voce! Okay. Valerio contro della Sal, subito una corsa. Vediamo come si comporta il nostro al running back. Pronti partenza. High formation, sì, pronti partenza, via subito, ci si affida. Beh, visto i numeri dell'ultima volta. Si schiera, corsa interna, prende subito un ampio primo down. Grandissimo, grandissimo. 4:22 e subito la musica della partita inizia a farsi chiara. Di nuovo la corsa interna, ovviamente. Ci si appoggia, non è più valido. Altrimenti non lo metti, non lo schieri. Di nuovo high formation, la corsa interna, vediamo un po'. Via, ecco. Niente. Qui chiedo una sotto per una yarda. Ecco qui un passaggio. Mi dicono che in allenamento il ragazzo si è fatto anche valere sugli screen pass. Sì? Sì, vediamo un po' se questa volta sono tracce profonde, si allarga. Chiama la palla, la riceve, guardatelo. Ce la fa. Peccato! Poteva continuare. Di sul flat. Sì. Su lungo la linea forse avrebbe preso. Avrebbe fatto touchdown sicuro. Ancora una corsa, giustamente. Certo, poi iniziano a capire, vedo già safety e cornerback molto stretti sulla linea difensiva. Si allarga, sì. Prende benissimo un blocco. No, ce la peccato. Ha chiuso? Sì, 1:10 chiuso. Adesso sì. Siamo per la prima e goal. Vediamo un po' ci si affida di nuovo high formation. Primo e goal 2:29. Guardatelo. Numero. Vero che gli hanno aperto Balletto. Gli hanno aperto un barco. Sì. Imbarazzante, perché, mettiamo subito 7-0, primo quarto, 1:10 al termine, 1:10 sulle 30 più o meno. Sulle 30. Eccolo qui. Arrivederci. Rompe signori. Due blocchi e saluta tutti e se ne va. Ma che corsa! Sei sembrato una certa persona. Grandissimo, comunque probabilmente una cosa per 69 yard, come abbiamo potuto leggere nel recap. Siamo passati all'inizio del secondo quarto, 14-7, ma lei ha accorciato le distanze all'inizio del secondo quarto. Sì. Beh. Prima del secondo quarto. Ce la fa. Notiamo che si è anche irrobustito il ragazzo, si fa più fatica a trattenerlo. Sai, una tosse esterna. Probabilmente. Vediamolo, in azione, secondo e due, una corsa esterna, una tosse esterna. Sempre due cornerback sul lato destro, cornerback safety molto stretti. Beh, oramai vediamo. Il gioco... No, preso... Il gioco è abbastanza prevedibile adesso. Terzo e uno, di nuovo una corsa verso destra. Appunto. E infatti... Ecco, là subito la difesa si schiera. Vabbè, c'è un running back che forse può uscire dalle profondità alla safety. Vediamo. Sì, vediamo, non è più l'aver preso. Down, però... in tre... Si sta sì, grandissimo il ragazzo di nuovo. Vabbè, così si corre e basta. Sì, ma si corre sempre dalla stessa parte però. Sì. E questo mi preoccupa un po'. Vediamo come si comporta qui. Prende due ottimi blocchi e va. Saluta tutti. Credo che anche questa volta abbia salutato per un guadagno e portataggio. E arrivederci, ecco il suo balletto. Scusate, un appuntamento. 65 yard questa volta, un'altra corsa di dimensioni imbarazzanti. Ormai c'è un divario abissale, 21-7. Hanno praticamente scavato un fossato tra loro e gli avversari. Siamo ancora nel secondo quarto, ci manca ancora metà. Una partita. Corsa interna, vediamo quasi. Straordinario! Possiamo fare un applauso, sì, prende di forza, strappa un primo down. Ancora una corsa interna. Lo spacco così però. E dipende dall'allenamento, da cosa provano. Si rompe, il ragazzo pensa già ai prospetti a college. Quasi va via, ottima. Si continua a correre verso destra. Solo 9? Secondo me ha preso una yard, vabbè, secondo me cioè, 9. Solo una. Vediamo un po'. Qui si chiama un audible. Vediamo un po'. Ascolta il tempo, si parte un po' arretrato. No, prende un blocco, si libera. Peccato il raddoppio immediato. Beh, ha l'atleticità giusta anche per 7 yard. Buono, si corre ancora. Praticamente questo down si chiude di corsa. Cos'è il gioco di parole? Vediamo. Arretra. No, ce la fa? Chiude? Chiuso, sì, straordinario. Di forza, questo ragazzo sta sicuramente facendo notare sugli spalti
adesso c'è finalmente. Beh, punta in alto. Si, finalmente si punta anche a lanciare. Eh sì. Il ragazzo corre. Chiama la palla, presa! Oh. E sa anche. Si può anche usare come punto di riferimento per il gioco aereo. Il ragazzo ha veramente i numeri per farsi notare. Ha le capacità per farsi notare, sì. Di nuovo la corsa. Gliela fa? Non gliela no, fa? Lascia. Questa volta abbiamo fatto anche notare un gioco in cui. Faccio 21 a 10, un altro passaggio lungo. 2 secondi al termine, vediamo come si giocano queste. Vediamo come ricevitore in profondità. Va via, il ragazzo è andato. È andato. Saluta, vediamo se chiama la palla. Ce la fa? Gliela fa? Gliela fa? No. La prende? No. Non la prende? No. Non l'ha presa. Casino, peccato. Strano questa chiamata del coach, perché necessità di. Certo, 22 a 10 si è ristretto il vantaggio. Secondo sì, tempo. Sì, ma a 2 secondi dalla fine. Oddio, non aveva tutto questo no. senso. Infatti adesso si comincia nel terzo quarto con una con la solita routine. Palla faccende, facendo che fa i buchi in mezzo alla difesa, scava dei solchi. Saluta e se ne va. Vediamolo di nuovo. Guardatelo, grandissimo. Grandissimo. Rompe un blocco. Praticamente aveva 1, 2, 3, 4, 5 giocatori. Si dispera perché sì, probabilmente ci yard. Vedeva. Beh, dopo aver rotto il primo blocco, io lo vedevo sì. già. Non so. Secondo e tre, infatti, guadagno di 7 yard, di costa esterna. Vediamo se ce la vediamo. Fa. Ok, preso ampiamente e saluta di nuovo. Sì, saluta, ma no, forse il cornerback no. ce la fa. Peccato, grande guadagno. L'ultima volta che si sono presentati, la legge ci ricorda che c'è stato un touch da l'ultima volta che non è in zone, corsa esterna, sempre a destra. Peccato però, perché poteva essere la terza corsa. Ricordiamoci sempre che parliamo di un ragazzo di 1,70 m per 69 kg. Sì, infatti si vede piccolino. Beh, questi sono numeri straordinari, perde 4 yard in questo, la squadra va a segno senza di lui, senza ricordare la corsa, ma ci sta anche. Beh. In certe occasioni, specie sulla in red zone o sulla goal line, il peso proprio inteso come chili è importante. È qui l'agilità conta sì. trovare gli spazi, ma quando gli spazi si restringono, il peso specifico è necessario. E il ragazzo in questo è leggero, adesso prende 9 yard. È leggero? È leggerino, piccolo. Con due bestioli da 200 kg, sì. È piccolino. Prende di nuovo, eccolo qua. Se guardate non lo quando chiudono, la se corsa... non lo chiudono, ah, l'hanno chiuso. Sullo scatto laterale, sulla corsa a destra è devastante. Devastante. Tant'è che se hai notato a sinistra non ha mai corso, mai. No. Solo qualche corsa interna, quando come adesso per esempio la difesa è completamente schierata. Mai corso, mai. Numero oh. grandissimo, primo e goal line. Vabbè, beh. Si affidano di nuovo al gioco aereo, ma ci sta anche. Credo che il ragazzo non sia felice, perché in fondo fa il lavoro sporco fino alla goal line e poi, e poi la palla va a qualcun altro. Esatto. Non credo che torna sia felice indietro. Di questo. Beh, però le sue soddisfazioni le ha avute. Sì, sì. Ricordiamo anche il numero di maglia, perché il 31 è il suo giorno di nascita, ricordiamo. Potrebbe ha senso essere. Anche questo. Sì. Vediamo, secondo e 8. Vedete, la squadra si appoggia tantissimo, lo usa tantissimo. I giochi di costa sono centinaia, veramente pieni di variabili. Poi hanno più o meno successo. Peccato che il ragazzo abbia dato la possibilità di esprimersi poi vicino alla linea di della goal line. E vediamo come si comporta adesso su una corsa. Chissà come va andrà. In motion, sulla destra di nuovo ovviamente. Prende lo spazio, chiama palla. Peccato! No! Peccato! Un po' lunga. Ecco, ha questo problema. Hai visto che ha cercato di tagliare. Una volta che chiama la palla, gli conviene andare dritto. Guardate i numeri: 21 per 313 yard, 3 touchdown, perfino una ricezione. E infatti, Pittsburgh e Arkansas sono subito sul pezzo. Sì. Ovviamente la partita si è conclusa sì. tanto a poco. Semifinali: Thousand Oak della Salle. Direttamente in semifinale. Questa volta passano quasi metà del tempo prima di vedere una corsa. Con il ragazzo e questa volta a sinistra. Sì, vediamo come si comporta. No, guardate, è uno screen pass. Vediamo se il ragazzo. Oh. Peccato. Che il mister sappia qualcosa che noi non sappiamo. Una corsa interna. Beh, adesso. Probabilmente sì, altrimenti non sarebbe il mister. Tu che dici? Vabbè, visto che devo sapere tutto per forza. Che cosa significa? Posso ma farti una leggo. Ma sa sicuramente più di te. Corsa interna. E oh, quasi primo down. No, terzo inches. Peccato. La corsa esterna, una capitrap.
vediamo la difesa schierata. Credo che questi abbiano imparato, li vedo più stretti sulla corsa. Beh, avranno visto anche le partite, presumo. Sì. Oh, ampissimo. Se prende questo blocco... No! Numero! Oh! Peccato! Peccato, oh! Peccato! Ce la fa, ce la fa! E dentro! Grandissimo! Numero! Un e paio di volte è stato vicino. Si riscatta in queste maniere, comunque. Sì, grande. Perché lui a touch ci va. Grande. Questo è stato un gran numero. Ha evitato due... Ha letto due blocchi, ha evitato per due volte gli avversari. Corsa esterna, un po' lenta. No. Se prende sto blocco, peccato. Sì, vabbè. Diciamo che ha fatto il meglio che poteva fare con quella situazione di gioco. Però adesso si ricomincia con la solita routine. Il ragazzo è tornato in palla e evidentemente dalla linea laterale si continua a chiamare uno schema che funziona. Vediamo la corsa a destra, si libera di nuovo. Sì. Il safety profondissimo. Sì. Hai notato come il safety gioca profondissimo insieme ai cornerback, cercando poi di fermargli la corsa? Ma perché probabilmente hanno studiato, hanno capito come funziona. Bisognerebbe fermarlo almeno un po' prima, così continua a fare a scavare un soco. Nonostante il punteggio sia 3-7, quindi è ancora tutto da giocare. Ma è ancora il primo quarto, Sì. Non ci dimentichiamo che tutti sti numeri, ma non è ancora finito il primo quarto. No, il ragazzo... Vediamo un po' adesso. Chiama palla. Non ce la fa. Oggi deve continuare, deve correre. Una volta che ha la palla, andare dritto. Invece lui continua a ondeggiare e poi non la trova la palla. No, se vai di qua e di là è un po' difficoltoso. Questo ecco, è sicuro. Prende più la un blocco. La corsa è il suo sì. forte comunque. Beh. Il suo ruolo. Vediamo adesso come se la cava. Con un gioco per via aerea. Schierati. Vediamo. Lo cercano. Ops! Oh, grandissimo! E un buon guadagno. Anche un buon guadagno dopo il catch. Questa volta. Buono. Ce l'ha ragazzo fatta. C'è. Ha capito che se va dritto la palla gli arriva. Il cuore è grande. È piccolo, Sì, veramente piccolino. Secondo primo e 10, una corsa a sinistra, così sei accontentata. Io. Beh, volevi vederlo correre a sinistra. Ecco, a destra. Diciamo che a destra adesso c'è più spazio, c'è più una prateria. Vediamo un po'. No, peccato per quel blocco. Peccato per il blocco mancato. Sono tutti un po' mareggiati, sì. Effettivamente. Intanto si fa segno. Sì, un altro end off. Hanno accorciato le distanze. Sono 4 punti. Sì. È una partita equilibrata alla fine. Vediamo se chi... Eccolo qui, chi è che va a rompere l'equilibrio. Hai visto? Tu che ti lamentavi che veniva sempre richiamato. No, ma adesso, quando serve mette i punti sul tabellone, chiacchiere zero. Chiami l'uomo che mette i punti sul tabellone. Guardatelo, rompe un blocco. Prateria. Ah. Avrebbe dovuto fintare l'interno e poi tornare l'uomo sulla strada. Invece... Credo che l'esperienza poi lo porterà. In effetti questa anche è la cosa. Allora, vediamo una flex, un gioco dinamiche. Di lancio. Un po' lo cerca, niente stavolta, nulla da fare, no. Però vediamo che il ragazzo c'è anche sulle corse, sui lanci viene tenuto in capo, quindi anche per fargli maturare l'esperienza. Beh, altrimenti come fa, scusami, vediamo un po', chiede palla, salta, dice vabbè ce è un po' fa. Aperto. Oh, peccato. Rompe un blocco. Peccato perché nella sua, eccolo di nuovo, finalmente su una corsa sulla goal line. E tu che ti lamenti sempre. Ho rilevato un fatto statistico. Ecco, che adesso si è rivelato in tutto il suo splendore contro di te. Finale. Ancora una straordinaria prova di questo ragazzo. E quindi si va dritti in finale 28 a 10. È stata una bella partita combattuta però. Sì, guardate, qui sono quelli presi filmati. Guardate quanto è devastante sulla corsa. Sì, mette la freccia e va via, non c'è niente, certo, da dire. Certo, fa paura il confronto, vederlo inseguito da bestioni che pesano due volte quello che pesa lui. Ma che sono anche il doppio, fisicamente. Straordinario. Diciamo che il ragazzo è destinato a grandi cose, ecco. Diciamo che, almeno da quello che si dice, guardate, ci sono addirittura 4 team First Division, Miami, Wisconsin, Utah e Cincinnati. 29 carry per 318 yard e 3 touchdown, sono veramente numeri da
4 star. Da, sì, da 4 stelle. Veramente straordinario. Anche le 58 yard ricevute sul passaggio. Grande prestazione. Vedremo in finale come grande prestazione, grande prospetto. Sicuramente uno di quelli che seguiremo anche al college. Sicuramente con questi numeri. Che dire, vi salutiamo e seguiteci. Alla prossima puntata. Ciao.